Hai mai conosciuto un invidioso? È quello che ti si avvicina quando hai un bel momento e ti dice: ma guarda che poi le cose non sono sempre così. Sì, però non è facile, eh? Ecco, capisci subito che ti vuole rovinare la festa. Perché siccome non è contento lui, non vuole che nemmeno tu debba essere contento. Proprio non riesce ad accettare la felicità altrui e già quello lo rende una persona infelice. Oppure, se stai attraversando un momento difficile, lo vedi che gli si alza l'angolino della bocca così, quasi come un ghigno sarcastico a dire: ah, che bello che stai male anche tu, così posso godere, finalmente, perché l'invidioso è quello che gode quando gli altri stanno male, non vuole essere superato, è quella persona che se tu hai uno spillo e lui ce n'ha 10 è invidioso del tuo spillo. Poi bisogna arrivare a un momento della vita in cui queste persone ti fanno ridere perché sono ridicole e prevedibili, dicono sempre le stesse cose, hanno sempre qualcosa da ridire quando sei contento e godono quando gli altri stanno male. O comunque, se tu hai fatto qualcosa, loro l'hanno fatta sempre meglio di te e prima. Sono in competizione con tutto e con tutti e hanno quell'aria sempre come se loro la vita, dice, la conoscessero chissà da quanto tempo, sempre con quell'aria, no? Come se gli fosse passato un vassoio di M sotto il naso, sempre con quell'aria così. Però devi ammetterlo, sono uno spasso. Perché se tu fai quel passettino indietro e li osservi, ti diverti. Perché queste persone, o l'invidioso, è ancora prigioniero di una classifica che ha nella sua testa. La vita non è una classifica, ognuno ha il suo percorso. Quindi anche l'invidioso è condannato all'incapacità, oltre che alla sofferenza, perché se può imparare qualcosa non la vuole imparare, la vuole distruggere perché si sente superato. Quindi il mio suggerimento è: quando vedi queste persone, divertiti e poi compatiscili, perché sono persone che soffrono sempre. Ricordatelo.